Presidente, questa settimana per quanto riguarda la campagna vaccinale ci sono numerose novità e aperture per altre fasce d'età. Intanto le chiedo se è confermato il coinvolgimento dei medici di famiglia per gli over sessantenni che dovranno comunque sempre passare dal portale. È confermato? Noi con i medici di famiglia ci siamo trovati bene per gli over 80. Merito loro se la Toscana è oggi considerata insieme al Veneto regione d'eccellenza perché ha sviluppato una capillare capacità di prima dose, ormai anche di seconda dose, a più del 97% della popolazione over 80. Vogliamo ripetere questa performance? I medici di famiglia per poterlo fare anche in quella fascia d'età che dai 60 anni è particolarmente fragile, oggi è oggetto della campagna vaccinale, chiedono un'intesa che si rinnova anche su altre basi più di prospettiva e faremo di tutto per arrivare a stringerla questa intesa. Con loro, con i farmacisti che hanno mostrato disponibilità, ringraziando altre figure, penso agli odontoiatri che collaborano nei nostri hub, con l'obiettivo di arrivare alla fine di questa settimana ad avere hub, ne ho inaugurato stamattina un ulteriore a Pontassieve per 720 vaccinazioni il giorno, che ci garantiscano di arrivare fra le 28.000 e 30.000 vaccinazioni il giorno. Ecco Presidente, però lei ha fatto riferimento agli over 80, ma in quel caso erano i medici di famiglia a chiamarli. In questo caso dovranno comunque passare per il portale gli over 60 o verranno chiamati dai medici anche loro? Sono gli aspetti da chiarire nell'intesa e sono gli aspetti per cui ancora non è stata sottoscritta questa intesa, che non ha quindi una discussione di carattere economico, ma invece una discussione sui servizi che noi possiamo offrire e che ci vengono richiesti. In realtà questo è uno dei più rilevanti. Io devo dire che mi piacerebbe che fossero direttamente i medici di famiglia, non per dargli un onere in più, ma perché la loro telefonata è più autorevole nei confronti dell'anziano rispetto a un ragazzo di call center che noi metteremo a disposizione. Comunque, una strada per trovare un accordo la troveremo.